siamo tanti. Non intendo solo gli psicologi, ok, sì, anche quelli, ma intendo anche proprio le persone. Siamo 7 miliardi e le stime dicono che tra 30-40 anni probabilmente saremo 10 miliardi. Dal punto di vista della sanità, questo comporta tanti problemi, come per esempio la difficoltà di accesso alle cure mediche e anche psicologiche. Una risposta potrebbe essere quella delle computer-based therapy, cioè tutte quelle terapie, anche psicoterapie, che si basano su dei software, cioè su dei programmi che girano per i computer. Ogni anno escono diversi articoli sull'argomento, se vi fate un giro su Scholar, nel 2017 mi pare che ne sono uscite 2 o 3 decine. Uno dei vantaggi delle CBT, che non sta per Cognitive Behavior Therapy, ma in questo caso per Computer Based Therapy, è che sono molto facilmente disponibili, molto poco costose, ti scarichi il programma, lo fai partire e via. Questo ovviamente spaventa molti psicologi. Ci sarà da lavorare per noi nel futuro? Non rischiamo un appiattimento dell'intervento psicologico? Allora, io non sono un esperto, però qualche riflessione, qualche domanda me la sono fatta. Mi piacerebbe condividerla con voi e poi magari se ne sapete di più o se avete altre riflessioni le scrivete sotto nei commenti e ne discutiamo un po'. Riflessione numero 1, sì, ci sarà ancora spazio per la terapia analogica vis-à-vis o comunque con un essere umano. Spesso le computer-based therapy e in generale i programmi per computer e le terapie digitali, non so come chiamarle, sono un trampolino di lancio, cioè le persone già adesso si scaricano tante app e usano dei programmi per il computer per stare meglio e continuano ad andare dallo psicologo o dallo psicoterapeuta perché è un modo per entrare più facilmente in contatto con questo tipo di realtà e poi fare il passo successivo. Se ci pensate, questo in realtà io oserei dire che avviene già da un secolo, più di un secolo. Prima l'analogo delle app o dei tutti i sistemi di autoaiuto digitali potevano essere i self-help book, cioè i libri di autoaiuto, e non hanno fatto diminuire la richiesta di psicologia, anzi, hanno fatto aumentare. Seconda riflessione, lo so che io parlo sempre di come abbreviare le terapie, però questo canale non si chiama terapie lunghe. Il punto è sempre quello, apprendi come diminuire la durata dei tuoi interventi. Le computer-based therapy spesso mostrano che per risolvere determinate problematiche non c'è bisogno di grandi processi, lunghi processi di intervento. Quindi possiamo trarre noi degli insegnamenti per vedere dove andare a intervenire più direttamente, più efficacemente, più efficientemente con le persone. Terza riflessione, impara come funzionano le computer-based therapy. Non dico che sarà tutto il futuro, ma è parte del futuro. Può non piacerti, può sembrarti una cosa dell'altro mondo, non ti puoi sentire confident con questo tipo di tecnologia, però funziona così, stiamo andando in quella direzione, devi sapere un pochino come sta funzionando quel mondo, poi troverai i tuoi modi di integrarla. Specialmente ora che realtà virtuale, intelligenza artificiale hanno già avuto un'accelerata pazzesca, io mi aspetto che nei prossimi 5 anni avremo una diffusione enorme di questo tipo di tecnologie anche nel nostro campo. Sono sicuro che si possono fare molte altre riflessioni sull'argomento, anzi ti invito a dire le tue qui sotto, soprattutto se sei un esperto del campo. Rimane il fatto che è qualcosa con cui ci dovremmo confrontare, è un cambiamento che non possiamo fare a meno di vedere, altrimenti ci sbatteremo contro.